qui. Prima stavo facendo un giro su Instagram e ho trovato alcune foto di laboratori che Amref in questi giorni ha organizzato qui a Palermo. Secondo me sono molto molto carine, quindi io direi di guardarle. Quelle qua nelle scuole facevano dei laboratori di lettura con Amref, leggevano libri per ragazzi. Io le ho trovate molto carine e quindi ho deciso di farvele vedere. Eccole qui. Ma non abbiamo soltanto foto, perché, cara Carolina, ti renderò molto felice. Dai. Lo sai che in questi giorni gira sul web un video realizzato sempre da Amref con uno dei tuoi cantanti preferiti? No, non mi dire, ti regalerò una rosa rossa per dividere ogni cosa. L'abbiamo capito, ti piace Simone Cristicchi? E infatti, il video è proprio di Simone Cristicchi, che dal 15 al 22 settembre del 2019 è stato in Kenya per sostenere il progetto Non aiutateci per carità, promosso da Amref con l'obiettivo di migliorare le condizioni di vita dei bambini in età scolare. È stupendo e quindi guardiamolo subito. Articolo 3. Gli stati si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere. Children have many rights, but the most important rights to children is to educate, to have shelter, and a child cannot sleep without eating. Articolo 6. Gli stati riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita. Assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo. The rights for children are rights to shelter, right to food, rights to clothing and rights to education. Articolo 13. Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni e idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo. Il bambino ha diritto ad essere un bambino. Grazie a Simone Cristicchi per questo video. Ero sicura di aver scelto il cantante preferito giusto. Ero proprio sicura di averlo scelto. Grazie Chiara per avermelo fatto vedere. Comunque, scherzi a parte, questo video è un video molto importante, perché è un video che ci fa capire che bisogna impegnarsi e non dare mai per scontate certe conquiste. Oggi in Italia abbiamo la possibilità di fare sport, di giocare, di studiare, ma non è sempre stato così. E se oggi quasi tutti i bambini del mondo hanno la possibilità di vedersi tutelati gli stessi diritti, è grazie alla Convenzione ONU ratificata da quasi tutti i paesi del mondo il 20 novembre 1989. Quindi una tappa molto importante, e noi siamo contenti di averla festeggiata qui oggi anche insieme.